che tipo di sensazione sta avvertendo almeno qui a Paola? Ma sicuramente forte, veramente forte, perché non so se la persona, il partito, ma sostanzialmente credo tutti e due, veramente vedo un qualcosa sulla mia persona importante. Ritengo di essere veramente entusiasta ad una settimana dal voto, di avere degli enormi consensi. Veramente penso che manca poco per essere al traguardo più importante per un passaggio subito. È stata una campagna elettorale, almeno fino a questo punto, corta però molto intensa. Ritiene di poter scalzare e di poter rompere gli equilibri storici che ci sono in questa regione? Ma io, come dicevo a diverse interviste, sono ambizioso perché l'ambizione mi fa commettere meno errori. Meno errori significa fare del bene per la collettività che ne ha tanto bisogno. Penso di essere molto stimato, molto voluto bene, però parlare di numeri in questo momento è molto difficile. La politica, lo sappiamo tutti, è un qualcosa di molto empirico, quindi bisogna lavorare fino all'ultimo minuto, bisogna fare, diciamo, stare tra la gente, in mezzo alla gente. Volevano organizzare questo incontro stamattina qui presso delle sedi o presso a me non piacciono posti isolati, io voglio stare con la gente, per la gente, perché vengo dalla gente, vengo dal marciapiede, a tal punto che io chiudo la mia campagna elettorale a San Lucido, nelle campagne di San Lucido, proprio perché voglio stare tra chi mi ha dato tanto, che è la gente, il popolo. Ultima domanda, lei si definisce lavoratore politico, ci può spiegare per bene cosa significa? Ma lavoratore politico, perché penso che il politico non nasce esclusivamente dalla politica, ma nasce anche da un contesto di rapporti umani. Io facevo, come sapete tutti, il lavoro di fisioterapista, è chiaro che questo lavoro mi appartiene e devo comunque stare in questo ambiente, perché mi piace, mi appassiona, mi ha dato tanto. E penso che il politico che non fa solo il politico, ma che lavora, capisce molto anche le difficoltà che esistono nei settori e nel sistema, perché molte volte il politico, consentitemelo, fino ad oggi ha offerto anche molte passerelle che ritengo in ambito sanitario inopportune, perché diventa qualcosa di importante. Penso che bisogna essere molto concreti, molto, molto, molto presenti, ma con i fatti, non solo nel periodo elettorale o in campagna elettorale.